Trippin' on back from the leg, say something. Never tell a pack that I never stay running. Sippin' on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really gon' pay shit. Tell me, never really gon' chase it. Dreams to the play, no fate. Hands to the way, niggas know I ain't play. Fans to the break when I switch all day. Stands when I press in the dim all day. Sticking up signs, read, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. Play with the cape when I run along back. Change when I say that I stay with the Mac. Fake with the niggas coming back to the wreck. Buongiorno, buongiorno dalle vetrine di Officine Caruso. Vi parlo con grande soddisfazione a bordo di una 488 GTB, che è una 8 cilindri a motore centrale che discende da quella 8 cilindri a motore centrale, la prima che ebbimo la soddisfazione di portare qui alle falde dell'Aspromonte a Sinopoli ormai 20 anni fa. E nel passato di tempo, oggi per fortuna siamo riusciti, con la perseveranza che contraddistingue il nostro team, ad arrivare alla 488 GTB e portarla a spasso per Sinopoli, al quale vogliamo tanto bene e al quale vogliamo fare un po' di promozione positiva. Abbiamo il nostro cameraman Paolo che ci seguirà in questa avventura e mi piacerebbe fare qualcosa di diverso, che in questo momento difficile dove c'è un cambio epocale anche sociale ed economico del mondo che ci circonda, dare dei segnali positivi mentre passiamo davanti alla nostra bellissima chiesa, la Madonna delle Grazie, e ci dirigiamo dal corso principale di Sinopoli verso i piani dell'Aspromonte, dove faremo una prova inedita di questa 488 GTB. Paolo, abbassiamo i vetri, sentiamo un po' il brusio del motore 8 cilindri, sempre centrale. Qual è la differenza rispetto alle altre 8 cilindri? È che questo, signori miei, è il primo turbo di nuova generazione e le turbine qui attaccano già da bassi regimi, quindi non c'è il cosiddetto turbo lag che noi degli anni 90 e anni 80 sentivamo nelle rabbiose 2000 turbo che esistevano in quei tempi. Mentre saliamo verso i piani, vi facciamo vedere i colori autunnali bellissimi dei nostri castagneti che hanno già dato i loro frutti, e in un fondo così viscido e scivoloso andiamo con il manettino nella posizione più bassa, che è la guetta, dove troviamo tutto al minimo, praticamente tutto stracontrollato. Questo manettino praticamente vi accompagna da principiante, scusate ragazzi, perché sono un po' emozionato su questa contrattanto, da principiante pilota extra esperto, quindi da mio nonno a Schumacher. Qua siamo arrivati alla croce, che è una zona dove quando c'è poca vegetazione si vede Sinopoli, ma troveremo altre inquadrature per farvi vedere i fantastici scenari di una strada sconosciuta a tutti fuorché ai sinopolesi. E saluto anche i sinopolesi che popolano tutto il mondo, in Australia, in America, in Canada, in Argentina. Tornate a investire nella vostra terra di origine, che prima o poi le cose cambieranno. Noi ci abbiamo creduto. E vi
viviamo bene tutto sommato in questo fantastico territorio. Sta passando il mio amico Ciccio, che ha lavorato anche per noi col trattore. È perché la Calabria e Sinopoli è agricoltura, soprattutto è olivicoltura. Ok, mentre saliamo verso la Spromonte vedete come è stracontrollato il condominio. Naturalmente non bisogna esagerare, ma ci pensa lei a fare tutto. Bellissimo, veramente un'erogazione eccellente. Bene, ora che abbiamo preso un po' di dimestichezza e che le gomme cominciano ad andare in temperatura, queste Michelin Pilot fantastiche, di primo, non sono di primo impianto, sono gomme che abbiamo appena sostituito, perché qui le gomme non si cambiano per il battistrada, ma si cambiano perché c'è un limite anche agli anni. Dopo 2-3 anni solitamente il cliente più esigente li cambia, e qui avevamo le gomme di primo impianto montate. Sentite il borbottio del motore, questo è un motore 488 che sta per i centimetri cubici di ogni cilindro, per 8 cilindri fa 3902 per l'esattezza, che sono la cilindrata di questo motore, che è scesa rispetto alla 458 perché ci sono le turbine che, come vi dicevo prima, non si sente il turbo lag. Quindi vedete la radiazione, freni CCM eccezionali veramente, che non hanno problemi di andare in temperatura. Questa è la caratteristica della ceramica. E qui questa strada deserta e sconosciuta, che avrebbe un grandissimo potenziale, ci porta verso Campari, e questa è tutta pianeggiante perché questo è l'altopiano sinopolese della Spromonte, che avrebbe un potenziale turistico pazzesco veramente, e che quando ci sveglieremo e ci lasceranno un po' fare, vedrete che arriverà quello che meritiamo. Il cielo è nuvolo, ma la Calabria è bella perché appena esce il sole, è vero Paolo? Sì. Appena esce il sole possiamo andare a mare in qualsiasi periodo dell'anno. Qui siamo quasi, si chiama la casetta O Puzzo, la casetta del pozzo, dove una volta i sinopolesi che vivevano qui in inverno e anche in estate andavano a scuola. Qui la terna ci ha passato l'alta tensione, dovrebbe esserci qualche bel sistema aereo di trasporto magari, piuttosto che l'altissima tensione che non fa tanto bene. E qui siamo proprio ai piani, ve la facciamo sentire un po'. E che cosa vi dico? Che queste 8 cilindri a motore centrale vengono da 40 anni di esperienza. La prima è stata la 308, 328, 308 anni 70, 328 anni 80, 348, e noi da lì le abbiamo viste tutte. 355, 360, F430, la bellissima 458, che ha segnato un cambio veramente in termini di comfort, è stata l'ultima aspirata e che io preferisco in termini di sound. Non me ne vogliano i più futuristi, ma qui con le turbine
abbiamo guadagnato toni paritonali, ma quel sound aperto della F della 4,58 non ce l'abbiamo, e anche del 3,60, quella era una gran macchina, anche quella con il gran sound. Vedete che dalle nostre parti le Panda 4x4 la fanno da padrone, perché è il mezzo proprio dell'Aspromonte, la Panda 4x4, mitica, la prima serie, Paolo, naturalmente. Se ci spostiamo col manettino in race, l'auto va in warm up, i vehicle dynamics si spostano tutti verso il professional, il pro. Qua siamo in CT off, quindi esperto, e qua ESC off è la guida Schumacher. Siccome io non sono Schumacher, mi ritengo un buon pilota, andiamo in race e vi facciamo vedere, solo togliendo l'automatico, i 2,88 secondi che quest'auto ci mette ad andare da 0 a 100. Che ne dite? Ci proviamo? La strada è libera, il vento è a nostro favore, anche la temperatura di 15 gradi è ideale, e io direi di partire. Basta, perché eravamo quasi a 200, ma gli ingegneri Ferrari non si smentiscono mai, e come diceva Enzo Ferrari, la più bella Ferrari è quella che ancora deve venire, e anche la più veloce, direi. Questa però è veramente bella, e ora ve la facciamo sentire un po' tra le curve. E una cosa importante, alle sospensioni, anche per il fondo sconnesso questa macchina, e li mettiamo perché il fondo non è proprio dei più belli. Controlla da solo, fa il suo lavoro veramente alla grande, onore e merito davvero ai progettisti Ferrari. Siamo ora nella zona di Sant'Eufemia d'Aspromonte, ma ce ne torniamo dalla nostra strada un po' più sconosciuta. Sono i nostri amici extracomunitari che, quando vengono integrati, noi li accogliamo a braccia aperte. Questo lo dico perché non siamo razzisti, siamo ospitali noi calabresi, però bisogna integrarli e bisogna che imparino e rispettino le nostre abitudini, altrimenti non servono a nulla. Parliamo della macchina, che è meglio, Paolo, che dici? Sì. Ora rifacciamo la strada in discesa, siamo di nuovo sui tornanti di Sinopoli. E poi cos'altro dire di questa macchina? Che tutto il comparto handling, telaio, meccanica, sembrano veramente collegati al cervello di chi guida, cioè lo sterzo fa esattamente quello che tu gli comandi. Spaziale l'accelerazione e spaziali i freni. Siamo proprio in pieno Parco Nazionale dell'Aspromonte, che
dovrebbe presto diventare un polo d'attrazione, se lo vogliamo noi. Quindi se smettiamo di prendercela con chi ci amministra, con i politici, con lo Stato, se cominciamo a tirarci su le maniche e fare ognuno il proprio dovere nel proprio settore, rispettando le regole e rispettando soprattutto, mamma mia, scusate, vedete, per esempio qua se c'è l'immondizia così vuol dire che le regole siamo i primi noi a non rispettarle, quindi non ce la possiamo prendere con nessuno se c'è qualche lavatrice o televisore bellamente abbandonata in questi luoghi. Quindi comportiamoci bene e vedrete che soprattutto con la dignità e i valori che ci hanno insegnato i nostri predecessori. E l'ultima cosa che voglio dire, io voglio ringraziare in particolare Dario, che è il cliente che ci ha commissionato questo gioiello, che si è fidato ciecamente di noi e che appena abbiamo trovato l'auto come la voleva, con le caratteristiche che ci ha chiesto, non ha pensato niente, non si è lasciato frenare da niente, ci ha ordinato questa fantastica autovettura. E ringrazio anche la concessionaria Rosso Corsa di Torino, a Elvin in particolare, che mi ha seguito passo passo nell'acquisto di questa vettura, che era di un loro cliente. Questa vettura è fantastica perché non è una 488 veramente normale, ha questi sedili che vi accolgono, ha il sistema di navigazione, tutti i comfort. Vi ho parlato già in altre occasioni dei comfort della 488, ma è fantastica portata nell'Aspromonte, perché è come se in queste strade, Paolo, la Ferrari 488 sta all'Aspromonte come un leone sta alla Groenlandia. Con questa battuta vi saluto e ringrazio il mio team che mi sostiene tutti i giorni, la mia famiglia e i miei carissimi clienti. E saluto tutti i sinopolesi, ma veramente tutti, anche quelli di terza generazione che non conoscono il potenziale del nostro territorio. Paolo, ti confido una cosa, che con una Ferrari su queste strade non c'ero mai venuto ed è un'esperienza bellissima. E dal posto passeggero che mi dici? Che emozioni si provano, Paolo? Sempre come ritornare bambini su una Ferrari. Ma lo sai che i bambini sono lo sponsor principale della Ferrari? Anche se un'altra casa automobilistica potesse fare un'auto più veloce della Ferrari, la Ferrari ti regala un'emozione che è indescrivibile. Ma le hanno fatte, sai, non è la velocità che premia. Sì, come Koenigsegg. Ma non solo, nel 66. Nel 66 Henry Ford pretese che la Ferrari dovesse essere battuta con la Ford GT da una macchina perché stravinceva Le Mans. E perché Ford, che era un grandissimo imprenditore, aveva capito che le vittorie sulle gare erano la migliore pubblicità per questo tipo di auto.
ingaggiò un team fantastico di piloti, ingegneri che partorirono la Ford Mustang GT, e c'è un film bellissimo che è Le Mans 66, dove proprio si vede la vittoria schiacciante che alla fine le Ford, le tre Ford che arrivarono in exequo sul... siamo di nuovo alla croce, lì c'è Sinopoli sotto, qui c'è questo schifo di immondizia, vi stavo dicendo che arrivarono in exequo a tagliare il traguardo di Le Mans, naturalmente segnarono l'inizio del mito della Ford Mustang GT, ma poi la concorrenza, la competizione crea ancora di più il mito, perché quello è il sale, è l'ingrediente principale che fa sì che i progettisti e i costruttori e i grandi imprenditori si spingano sempre più in avanti, ed è una molla che scatta in testa, nella testa di un imprenditore, che si chiama la molla del progresso, come disse una volta Einaudi in un famosissimo suo pensiero. Gli imprenditori realizzano delle cose fuori dal comune non per il gusto del guadagno economico, perché con altri impieghi avrebbero migliori risultati. Non so, è un po' come noi ci rivediamo, noi sappiamo che Officine Caruso, magari fuori da Sinopoli, con la fede sede principale fuori da Sinopoli, avrebbe altri numeri, altre possibilità, ma credetemi, la gioia principale è sapere che abbiamo proseguito qualcosa che è nata qui e che sarà portata avanti, se lo vorranno, dalle nostre future generazioni. È nata con mio padre e proseguirà con i nostri piccoli, che sono tanti, se lo vogliono, altrimenti che Dio li accompagni ovunque.